Vorrei fare un intervento che è un po' un elogio del minoritarismo, un intervento un po' eterodosso, ma perché dico questo? Perché se noi da molte parti è avanzata, come dire, un'analisi della situazione che sottolinea la gravità, la drammaticità di quello che si è venuto a creare nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese, con un mutamento dei rapporti di classe, una scomposizione di classe clamorosa. E, ma se noi aspettiamo che una potenzialità maggioritaria si manifesti nel paese, io credo che ci condanniamo all'immobilismo e all'inazione. Questo fa parte anche di un'interlocuzione che abbiamo avuto con Marco Revelli, in cui l'analisi è molto corretta, nel senso che condivido che esistano queste condizioni drammatiche con specificità italiane che consistono appunto nel essere così stretti fra un populismo di governo alla Renzi e un populismo, chiamiamolo, dal basso, caratterizzato da Grillo. Ma vorrei partire con e finire, perché siamo a questo punto, ricordando, a proposito del minoritarismo nascente, fondante, quello che scriveva Piero Gobetti negli anni 20 in un bellissimo libretto sull'etica dell'antifascismo. Allora, Gobetti scriveva che ci sono delle situazioni storiche nelle quali occorre, qualunque siano queste condizioni, sapersi contrapporre radicalmente allo stato di cose esistenti. Allora, voi immaginate negli anni 20 che cosa poteva essere la prospettiva di un militante antifascista, una prospettiva zero, a una distanza non prevedibile di anni. Allora, e diceva appunto, lanciò allora la definizione di esuli in patria. Cosa vuol dire esuli in patria? Esuli in patria significa che si è, come dire, radicalmente distanti da quelle che è la connotazione del paese in quel momento, ma non si rinuncia a combattere nello stesso, per l'interesse di quello stesso paese. Bene, noi nella nostra piccola città di Cuneo, io faccio parte del comitato, di Cuneo, abbiamo fondato appunto gli esuli in patria e poi abbiamo dato vita, ma questo è forse più interessante per quello che interessa quest'aula, a una lista che non chiamerei civica perché ha una prospettiva molto più ampia, che è composta da una componente laica, da una componente cattolica e da una componente comunista, ma dove queste componenti partecipano non a titolo di organizzazioni partitiche, ma a titolo di militanza personale. Ora, io capisco che a livello nazionale le cose sono un po' più difficili, ma questa è la strada e questa è la proposta che deve emergere, e chiudo, dall'Assemblea Nazionale di Roma. Cioè, noi dobbiamo uscire con una proposta riconoscibile. Non è più tollerabile che passiamo un altro anno nell'inesistenza più totale come altra Europa, perché comunque o si esce da Roma con una proposta di questo, come quella che ho delineato sommariamente, in cui coalizione sociale, politica, per carità, ma nessuno deve essere poi giustificato a tirare i remi in barca aspettando la coalizione sociale e politica, oppure qualcosa nascerà sicuramente, perché credo che ci siano anche le condizioni anche per posizioni minoritarie con la nobiltà che descrivevo prima. Molte grazie. Gli ultimi due interventi.